Ancora un caso di danneggiamento all'interno di un vigneto. Stavolta è toccato al proprietario di un fondo agricolo di Campobello di Licata vedersi invadere il terreno e subire l'abbattimento di almeno 600 piante di vite. Nelle scorse settimane episodi simili si erano registrati a Canicatti e a Naro. Il modus operandi è sempre uguale, intrufolarsi nella proprietà, tagliare i tiranti che reggono le piante in modo che queste ultime finiscano a terra. Un danno non certo di poco conto, l'uva era infatti pronta per essere raccolta. L'imprenditore agricolo, un uomo di 46 anni originario di Ravanusa, ha trovato la mara sorpresa quando si è recato nella sua proprietà e non ha potuto fare altro che presentare denunce ai carabinieri. Al momento la persona offesa sembra sostenere di non avere idea di chi possa essere l'autore del gesto e nemmeno su possibili motivi. L'inchiesta non si presenta affatto semplice, anche perché nella zona non sembrano essere presenti impianti di videosorveglianza.